Amici giallorossi di tutto il mondo e l'universo, buongiorno, un calcio a tutti voi. Eccoci qua nell'appuntamento di martedì 30 luglio 2024. Allora, siamo agli sgoccioli di luglio e finalmente arriva la notizia, insomma, che abbiamo tanto aspettato e che, insomma, avevamo capito che se potesse verificare in queste giornate, quindi tra oggi e domani. Ma prima di darvela, vi ricordo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete un bel like, qui torniamo a Romana, abbiamo fatto un po' di pugliese, mettete un bel like, commentate e condividete con gli amici anche della Puglia, che ci stanno tanti tifosi della Roma in Puglia. Oltretutto ci vive mio cugino, è una terra meravigliosa, soprattutto il Salento, ma l'Italia, se sai, è bella tutta d'estate, ragazzi, il sud Italia è meraviglioso, io adoro il sud. Un abbraccio a tutti gli amici che vivono al sud, che sono del sud Italia, che è veramente la parte più bella della nostra nazione. È bella anche il nord, è bella Roma, è bella tutta l'Italia, ma il sud a me d'estate, ragazzi, mi fa impazzire, è troppo bello. Vabbè, fatta questa premessa di passioni marine da parte mia, un abbraccio a tutti gli amici delle località marittime italiane, sia del sud, del nord, tutti quanti, con ovviamente un po' di più al sud perché io ci vado e sono molto affezionato a quella parte d'Italia. E arriviamo alla nostra Roma, che finalmente si fa sta fumata bianca per Dobbik. Avevamo detto che stavano al municipio a chiedere la residenza, no? Gli agenti di Dobbik, perché non so quant'è che stanno qua a fare plenarie con Ghisolfi. Alla fine, ragazzi, si è conclusa, no? Dovrebbe arrivare la conferma in giornata, ragazzo, potrebbe arrivare in serata, e è fatta l'attaccante, la Roma al suo attaccante, sarà Dobbik l'ultimo capocannoniere della Liga. E un po' a sorpresa, no? Perché nell'ultima settimana si è accelerato per questo ragazzo. Noi pensavamo fosse un diversivo per convincere Sorloth, o più semplicemente è stata una seconda trattativa, perché, ripeto, magari con Sorloth le pretese del Villarreal non erano condivise per durata del progetto sul giocatore. Noi abbiamo detto che ci stanno un paio d'anni di differenza che sicuramente hanno fatto virare la Roma alla fine su Dobbik, non solo per i gol segnati. E poi io non sono convinto di quello che dicono tanti, che fosse Sorloth invece la scusa per Dobbik. Secondo me, ripeto, si è partito con Sorloth e poi ci sono state complicazioni, le cifre non convincevano la Roma, che ha virato su Dobbik. Quindi Dobbik arriva, 32 più 6 più percentuale di rivendita, insomma, quello che dicevamo ieri. Alla fine la Roma in maniera, come dire, ingegnosa, è arrivata a garantirgli quantomeno la cifra dei 40 milioni, se non di più, perché poi è vero che c'ha 27 anni Dobbik, ma potrebbe anche darsi che la Roma lo possa cedere in futuro, questo non lo sappiamo. Noi ci auguriamo di no, perché vorrà dire che se firmerà un contratto quadriennale o quinquennale e lo rispetterà, vorrà dire che, ragazzo, insomma, o è diventata una pippa assurda e non vuole manco più la madre, oppure che ragazzo sta a fare il numero di caro. Ma sinceramente io mi auguro più questo, nonostante anche adesso più si avvicina l'accordo e più come al solito escono quelli ma questo ha fatto una stagione sola, ma siamo sicuri. Sì, è tutto, come posso dire, vale tutto e il contrario di tutto, perché è normale, l'abbiamo detto per i Turbe e per Kumbulla, l'abbiamo detto per altri giocatori, è normale, il rischio su tutti i giocatori, ragazzi, quello purtroppo è da mettere in conto. Può essere un investimento che poi non rende per tanti mille motivi. Dovrà essere brava la società a portarlo, è stata brava, dovrà essere bravo lo staff tecnico a sfruttare le caratteristiche di questi giocatori. E quando il tuo allenatore è un ex calciatore, io credo che si possa avere, come dire, si possa avere un calciatore poi di livello, perché è molto raro che giocatori fortissimi poi diventino
allenatori e insomma poi diventino soprattutto allenatori fortissimi, e forse dei giocatori ottimi come Carlo Ancelotti mi viene in mente, poi Lippi ad esempio era un giocatore modesto ed è stato un grande allenatore, forse il Trapp anni fa è stato un ottimo giocatore, è diventato un ottimo allenatore, però mo adesso tutti gli altri non mi vengono in mente, però ripeto, magari la nostra certezza può essere che De Rossi De Carciatori ci capisce e magari farà meno fatica a mettere in condizioni i vari elementi della rosa a rendere il meglio per quelle che sono le loro caratteristiche. Io penso sempre che al di là della fortuna, insomma, le qualità in una stagione in cui un giocatore gioca bene ci sono sempre. È ovvio che quella può essere la stagione top, ma non ci può stare mai una regressione che diventa proprio una pippa. Tutti ci ricordiamo Edin Dzeko, grossi numeri al Wolfsburg e poi al City, viene a Roma, fa una stagione abbastanza deludente la prima, pochino meglio la seconda, insomma va alla fine, arriva a Spalletti, lo valorizza e lo fa diventare la punta, il puntero, lo chiamano il puntero della squadra, e diventa fondamentale, non si mangia più a porta vuota, quindi ragazzi il tecnico conta. Quindi diamo il benvenuto praticamente a Dobbik, aspettiamo in serata che insomma qualche aereo così a Fiumicino si preparano, le vene transenne perché tanto gli buttano giù, le vene macchine e tutto quanto, così se divertimo con un'altra bella scena, i surfi per altre 2-5 pure stasera a Fiumicino si ce va, ma tanto è contento, gli è piaciuta chi surfi, avete visto la reazione, era molto... molto divertito da questo entusiasmo, perché è ragazzo giovane, quindi è molto divertito, io lo vedo molto divertito dall'ambiente Roma, quindi sta cosa mi fa piacere soprattutto perché secondo me è molto divertito, anche perché se sta a divertire lui che sta a tirare su una bella squadretta. Vabbè, andiamo avanti. Detto questo, là sulle, oggi scherzavamo stamattina in chat, il mio amico Andrea Dentoni da Tanner Branca ha scritto nel nostro gruppo, dice: regà, ma che vanno fa con sulle, quando vanno da annuncio, ma niente ci ha lasciato le penne a Paideia, giustamente, no, perché è arrivato domenica sera, ieri tutto il giorno le visite mediche avranno girato il video. Io presumo che ora sono le 11, io penso che a breve uscirà il video presentazione, a meno che la Roma non voglia fare qualcosa di un po' più speciale per Sule, un po' più particolare, e allora se stia organizzando un'uscita ad hoc di un post, di un video emozionale ad hoc per presentare il calciatore, che comunque rispetto ad esempio a Samuel Dal non ce ne voglia, che è un ottimo terzino e secondo me ci farà molto comodo, ovviamente Sule è un altro tipo d'acquisto, magari la società vuole regalare un video un po' più emozionante ai propri tifosi, sappiamo che la comunicazione è tutto oggi come oggi e quindi io credo che sia quella, insomma la realtà dei fatti, uscirà in giornata il video e sarà molto bello. E per Mattias Sule, che ieri ho taggato nella storia, l'ha vista, ma l'ha vista pure Samuel Dal. Io ho cercato di dare il benvenuto ovviamente a Samuel Dal e gliel'ho scritto proprio welcome, perché la Roma l'aveva ufficializzato domenica mattina, e a Sole l'ho vista a Fiumicino, però ancora il benvenuto non gliel'ho dato perché ancora non è ufficiale, un po' pure per scaramanzia, però sono contento che i ragazzi abbiano visto la storia insomma e incomincino a studiare quello che è l'ambiente Roma, perché io faccio parte dell'ambiente Roma come i tanti milioni dei tifosi di Roma, e insomma gli vogliamo dar benvenuto, gli vogliamo far capire che qui avranno sempre il nostro supporto, chiunque, dal tifoso più famoso a quello meno famoso, a quello che ne frega niente di social, gli diamo tutti il supporto, che ci stanno pure tanti tifosi che non ci hanno manchi i social, quindi noi gli dobbiamo dimostrare il nostro affetto così, dedicandogli storie, sfondi, tutto quello, video, tutto quello che possiamo. Allora ragazzi, ieri sera vi ho detto che Abraham è tornato di moda, insomma si era spenta un po' la fiamma delle richieste per l'attaccante inglese, e quindi infatti, se vi ricordate, in un video dissi arriva Sule ma forse resta Abraham,
Allora, adesso sembra cambiata la cosa. Il Milan si è rifatto sotto, ma il Milan vuole farlo in prestito e la Roma ovviamente non ci sta, anche se la tentazione di me libero per anno dell'ingaggio, se me lo paghi tutto, magari pure pure se può fare. Però la Roma c'ha altre priorità, ad esempio De Rossi vuole un altro esterno, perché logicamente sicuramente ragazzo di talento giovane si può adattare, ma dal lato del Shaarawy c'è solo il Shaarawy in questo momento, ne parlavamo anche ieri sera con Gianfranco, Ivo, Simone, Spillo. Quindi serve un'ulteriore soluzione lì, perché Zalewski insomma non si sa che fine fa e comunque al momento non convince. Ci sono diversi profili che segue la Roma, uno è una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'abbiamo letto, è Boga, ex Sassuolo, che poi si è incrociato al Nizza con Ghisolfi, quindi si conoscono molto bene, e gli altri due sono due giocatori di prospettiva, che sono Pardo del Ghent, che ha una richiesta da parte del Ghent di 15 milioni di euro, e l'altro che è il primo della lista, che è un talento brasiliano sponsorizzato pure da uno che de pallone ci capisce, che è Marco Scafu, il nostro caro pendolino, e lui insomma la richiesta è 25 milioni, quindi è molto importante. E considerato il fatto che la Roma molto probabilmente per chiudere questa ricostruzione della rosa gli mancano ancora tre tasselli, che sono terzino destro, titolare, difensore centrale, non so se titolare o che possa dare il cambio a Mancini e Ndicka, e il centrocampista, il famoso box to box, che ancora non c'è. Quindi questi sono i tre colpi che mancano, però De Rossi sostiene che gli manca pure l'esterno, e magari la cessione di Ebram potrebbe essere un motivo per andare a investire su un altro giovane, magari su questo Wesley del Corinthians, in classe 2005, quindi ha 19 anni e rientra perfettamente in quelli che sono i parametri di investimento che ha stabilito la società. Vediamo cosa accade. Insomma, la Roma è scatenata, ha speso quasi 100 milioni di euro, e proprio a proposito di questo, come al solito, il nostro caro amico Lotito, che non perde occasione per farsi odiare da tutte e dai suoi e dagli avversari, dice: come al solito hanno fatto acquisti coi debiti, io invece sto regolare, io conosco i bilanci miei sono onesti, tutto a posto. Io, caro Lotito, tutte pensi, io non lo so, ma anche quelli che gli fanno queste interviste, che le fanno poi logicamente per titolo, no? Per farlo uscire, per far montare la discussione social, perché poi logicamente l'articolo se legge, ci stanno gli AD, banner, stavano 8.000 pop-up e per quei 10 centesimi a click o a impressione, capito? La gente scrive tutto, gli fa queste domande. Lui però non perde occasione per dire che è regolare. Io gli vorrei dire: regolare di che? Regolare di che? Perché voglio dire, sappiamo benissimo che poi tutto regolare non è. Forse è regolare il bilancio della Lazio, perché lui c'ha il merito sicuramente, che ha ristrutturato il debito, che ha fatto Gragnotti per rendere grande la Lazio, no? In quella bolla speculativa che fece con Tanzi. Però sostanzialmente non ha mai investito per il club. I nostri amici tifosi della Lazio, Andrea Vareschi, ma anche Pardo, a volte anche Fabrizio, insomma, non so, ma anche Luca Rosati, non so, contenti logicamente, no? Come dice Andrea Vareschi, io non posso mai ambire ad avere un top player come ce l'ha avuta la Roma. Un anno arriva Lukaku, un anno arriva Dybala, un anno arriva Dzeko, un anno arriva, che ne so, non mi ricordo, Salah. Questo manca la Lazio dello Tito, no? Non è mai arrivato un giocatore da 30-40 milioni d'euro che ha dato l'entusiasmo alla Lazio. Lo scorso anno un pochino l'ha dato Guendouzi, ma non l'entusiasmo che magari hanno vissuto a volte pure a voto i tifosi da Roma quando è stato comprato ad esempio i Turbe, che voleva tutta Italia, e la Roma l'ha spuntata. Quando è stato preso Dzeko, quando è stato preso e Salah, forse passò più inosservato perché Salah esplose inizialmente proprio con noi. Però insomma la Roma ci ha avuto tanti, ecco, Wijnaldum, e l'anno scorso Lukaku, Dybala che poi si è evitato
l'accoglienza degli altri, perché Dybala è andato diretto in Portogallo, no? Vi ricordate, con Pinto e con volo privato, e non so quanta gente seguì, compreso me, quel volo, perché poi il mercato d'estate è bella per questa, per sognare. E lo dico, non perdo occasione di dire che lui è più preciso, lui è onesto, e io vorrei chiedere al presidente: ma è sicuro che è onesto? È sicuro che è tutto onesto, che è tutto fatto bene? Perché lui lancia continuamente accuse contro gli altri, che comprano i debiti, che non si sa come sono iscritti al campionato. Ma siamo sicuri che lui può permettersi di dire che è tutto a posto? Io sinceramente non credo. Non credo, perché arrivati a 46 anni che compirò fra 15 giorni, so benissimo come funziona il mondo. Sicuramente Lotito lo sa meglio di me, perché è stato pure ai piani più alti, no, di questa scala sociale del cazzo che esiste in questo mondo, e sa come funzionano certe cose. Ci spiegasse come è arrivato a far presidente da Lazio e a far senatore, e poi ci venisse a dire che è tutto regolare quello che fa lui. Noi non ci avevamo, come diceva mio padre, non ci avevamo né al naso né a sveglia al collo, caro Claudio Lotito. Quindi evitiamoli sti cosi, io so corretto, so preciso. Lo puoi dire su quel bilancio e basta, forse, perché poi io andrei a fare qualche indagine pure là, che si diceva la Guardia di Finanza Calente, trova qualche cosa pure là, come la trova dappertutto. Quindi qui è inutile che fammi i verginelli. E il più pulito c'ha la rogna, altro detto romano per chi non è di Roma. Va bene, quindi caro presidente Lotito, non ti allargare, e soprattutto pensa ai cazzi tua. Come hai detto, io conosco i miei bilanci, ecco, e conosci pure i tuoi cazzi, dietti i cazzi tua e non te fai i cazzi dell'altri, perché una volta Topolino e una volta Paperino, io faccio i fatti, ci hai stufato. Hai vinto qualche trofeo, per carità, ma ci hai stufato. Io da quest'altra parte non ho mai sentito di Lotito in panzone, Lotito in pulciaro, da parte della dirigenza Pallotta che di questa nuova di Friedkin. Io non capisco perché continuamente questo personaggio cerca di riconquistare il popolo laziale cercando di offendere noi, di criticare quello che facciamo noi. Ma infatti guarda quello che fai te. Poi se ha fatto meglio, bravo, bravo, ma non ci rompe più i coglioni. Ok ragazzi, penso che questo è il pensiero di molti romanisti. Ditemi cosa ne pensate nei commenti di tutto quello che vi ho detto, e ovviamente anche dell'ennesima uscita inutile e infelice del presidente di quell'altri che è Lotito. Un bacio e buona giornata dal vostro Max. Ciao.